Non si perviene a salvezza senza attraversare il burrascoso mare, sempre minacciante rovina. Il Calvario e il Monte dei Santi, ma di là si passa ad un altro monte, il Tabor. Ben ritrovati cari fratelli e care sorelle, anche agli altri, a questo Buongiorno con Padre Pio del 29 gennaio 2020, dove avete sentito c'è un interessantissimo brano, lo abbiamo appena ascoltato, tratto dall'epistolario di Padre Pio, dove Padre Pio presenta i due monti del Calvario e del Tabor. Nella letteratura biblica, non solo veterotestamentaria, cioè dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo Testamento, il monte è sempre indica sempre la presenza di Dio. Ma in questo caso l'applicazione, siccome è uno scritto di Padre Pio, che viene fatta, deve essere messa evidentemente in capo alla parabola esistenziale di Padre Pio. Ecco, cercherò di essere sintetico perché è mistico, è di sapore mistico questo passo. Padre Pio è riuscito a salire piano piano l'arduo monte del Calvario attraverso delle sofferenze quotidiane che sono iniziate con la trasverberazione il 5 agosto del 1918, prefigurazione della stigmatizzazione, ma anche prima, quando a Pietrelcina dovette ritornare da giovane frate perché godeva sempre di malferma salute. Ma il Monte Calvario, fratelli e sorelle, fu da lui salito anche perché era continuamente malversato da presenza di Barba Blu, dei demoni, addirittura che si presentavano a lui come dei cani che latravano di notte e che quindi non gli permettevano di dormire, mandandolo perfino, come risaputo, in deliquio qui si intende in mancanza totale di conoscenza, quando sfinito dalla stanchezza, perché non era riuscito a dormire quasi una notte intera, doveva comunque, ciononostante, così voleva lui, confessare il giorno appresso. Il massimo però, qui mi sia consentito di dirlo, secondo me, del raggiungimento del Monte Calvario, lo voglio proprio dire qui dagli studi di Teleradio Padre Pio, fu il momento in cui per 26, 24 lunghi anni gli fu proibito di confessare e di predicare. A un sacerdote che sia onesto, innocente, e al quale viene somministrata la pena canonica di non poter celebrare l'Eucaristia, di non poter confessare e di non poter annunciare la buona notizia, bene, a questo sacerdote non può essere comminata pena più pesante perché gli viene tolta l'identità. E su questo credo che tutti dobbiamo riflettere, in capo a Padre Pio, che accettò con obbedienza questa enorme sofferenza. E qui bisognerebbe ritornare anche a ripercorrere il caso del padre Agostino Gemelli che salì qui a Padre Pio senza mandato apostolico nel voler esaminare la veridicità delle stigmate che comunque erano vere. Ma anche ad alcuni sacerdoti che allo stadio attuale, ad oggi, magari completamente innocenti, vengono messi in situazioni per cui non possono più essere se stessi. Chiudendo subito questa parentesi e ritornando al nostro Padre Pio, raggiunse il Calvario e quindi inviterei coloro che stanno soffrendo a guardare a Padre Pio, che è riuscito a stare sul Calvario, sul proprio posto, ecco qui, per passare poi sul Tabor, cioè al momento della trasfigurazione. Qui permettetemi, come frate cappuccino e come sacerdote, come teologo anche, vorrei rivolgermi questa mattina soprattutto ai sacerdoti che mi stanno ascoltando. Papa Francesco è molto attento ai sacerdoti. Se doveste o dovessimo passare dei momenti di difficoltà nel Calvario, non dubitiamo mai. Se siamo innocenti, siccome Dio è Dio, vedremo la luce del Tabor, la luce della trasfigurazione, e lì rivedremo quel Gesù di cui ci siamo innamorati e che ancora amiamo nonostante le nostre fragilità.